Spesso sentiamo parlare dei santi che hanno una vita normale. Mi hai già risposto una volta quando io ti ho detto: mi sembra difficile pensare a un santo che abbia una vita normale. Tu mi hai detto anche tu potresti diventare santa e io ho sorriso, no? Ma perché torniamo sempre al discorso che molti santi hanno una vita normale? Quanto è preziosa la normalità oggigiorno? È fondamentale perché Dio parla nella normalità, cioè la cosa anche sorprendente è proprio questa. Noi siamo un po' tentati di pensare che Dio parla in maniera straordinaria, parla attraverso angeli, parla attraverso a persone speciali. Invece Dio parla nella vita di tutti i giorni, parla, senz'altro parla attraverso il Vangelo, attraverso la parola di Dio, ma parla anche attraverso le vicende della nostra vita. E noi quello che dobbiamo imparare a fare è ascoltare, pregare in fondo. E significa fare silenzio per leggere, ascoltare la nostra vita e ascoltare Dio che parla nella nostra vita. Questo è preziosissimo. Quindi la normalità anche nell'essere nonni. Essere nonni è una cosa bellissima, molti sognano di diventare nonni, però in questa società i nonni molte volte vengono messi da parte, no? Io mi ricordo quando ero piccola, io sono cresciuta con la mia nonna che era la mia mamma e mia mamma era mia sorella praticamente, no? Papa Francesco ha parlato più volte del valore dei nonni. Non pensi che si stia un po' perdendo questo valore? Sì, sicuramente, probabilmente proprio per questo il Papa lo sottolinea spesso. E ne parlava tra l'altro proprio in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro. Parlando ai giovani, parlava proprio dei nonni, dell'importanza delle persone anziane come coloro che trasmettono, tante volte trasmettono la fede, perché molte volte sono le nonne che certo. Ci insegnano le preghiere, che ci portano in chiesa, però anche come proprio trasmissori delle radici della nostra società, della memoria, della saggezza. La prospettiva di una persona anziana è una prospettiva più pacata e quindi dà profondità ai giovani, può dare molta più importanza alle cose che magari i giovani sì, considerano poco importanti. E in questo senso il Papa appunto sottolinea quanto sono importanti, quanto è importante il dialogo tra nonni e nipoti, perché ci fa rendere conto di come facciamo parte noi di una grande storia. E certo. Le radici, le nostre radici. E noi siamo come un tassello di un puzzle, per esempio, che sembra inutile, sembra eppure fondamentale, perché senza quel tassello nella grande storia, nel grande puzzle della storia, manca qualcosa e noi siamo quella parte fondamentale, indispensabile e i nonni ci ricordano proprio questo. Serve un incontro, mi ricordo quando ero piccola mi dicevano sempre se i giovani sapessero e i vecchi potessero, no? Che è una cosa certo. Molto realista, servirebbe un incontro che purtroppo non sempre c'è.